Salve a tutti, oggi parliamo di Infested Planet, un titolo strategico in tempo reale in sviluppo presso Rocket Beer Games, un team indipendente. Il gioco non è ancora in versione definitiva ma è in beta e può essere acquistato direttamente su Steam per circa 14€. È un titolo che propone alcune standard classici degli RTS, quindi degli strategici in tempo reale, ma che propone alcune modifiche, alcune varianti, alcune cose diverse che vedremo adesso direttamente nel gameplay. In poche parole si tratta di un team di pochi soldati, si va dai 5 in su, che va a combattere in un pianeta infestato dagli alieni, alieni che si presenteranno a voi in stormi, in gruppi di centinaia di migliaia e che dovrete massacrare mano a mano che verranno avanti, completando poi diversi obiettivi che propone la campagna single player e anche le mappe random e le missioni generate casualmente che poi si susseguiranno. Quindi entriamo poi in quello che è la campagna. Come vedete ci sono delle missioni disponibili, quella che lampeggia è relativa alla missione principale, alla campagna principale, quelle di fianco, quelle in più sono delle missioni generate appunto casualmente che vi faranno ottenere delle ricompense in denaro che potete spendere poi nel negozio. Allora, come vedete questa è la cifra che ho raccolto fino adesso, ho giocato alcune ore per alcune missioni, questi sono tutti gli upgrade che possono essere comprati prima di ogni missione. Per quindi aggiungere, dare un aiuto, avere un supporto maggiore nel momento in cui entreremo in missione. Sono dei bonus che valgono solo una volta, sono spendibili una volta soltanto e quindi non sono permanenti, non potranno rimanere fino alla fine della nostra campagna, delle nostre partite. Ci sono upgrade per aumentare il numero di soldati, per avere delle armi speciali come fucile a cecchino, minigun, oppure per avere un medico, per avere una struttura disponibile come i bunker, o per avere più munizioni e quant'altro che possono essere utilizzate nella missione. Ora, ad esempio, voglio per la prossima missione avere un soldato extra per 18.000, ok. Vorrei avere anche già un medico, vediamo, un medico pronto. E qui già ho speso la maggior parte dei miei fondi, quindi si vedete che si possono spendere abbastanza velocemente. Quindi direi di provare una missione random. Vediamo un po' quale può essere adatta a noi. Proviamo questa. Dunque, come vedete qui siamo già all'interno della nostra mappa, qui da noi partiamo con i nostri compagni che sono pochi, come vedete in questo momento sono ben 5, anzi 6, come vedete 6, perché ho aggiunto un medico e un soldato con la minigun. Questi sono i vari nidi alveari degli alieni, come vedete sono in numero veramente enorme, e mano a mano che noi agiremo sulle mappe, avanzeremo, attireremo gli alieni contro di noi, e mano a mano vedrete che dovremo massacrarli con le nostre armi, dovremo eliminare quelli che sono i loro alveari per quindi evitare che continuino a crescere e a nascere. I nostri soldati, come vedete, possono essere armati in modo differente, possono avere dei semplici mitagliatori, oppure avere delle minigun, oppure essere dei medici che curano gli altri soldati, oppure possono essere dei cecchini, o avere altri tipi di ruoli all'interno del nostro piccolo team. Come vedete qui adesso ho eliminato il loro alveare, prima che si riformi io vado a occupare la loro posizione e a conquistarla. Questa ora diventa una delle mie basi. Intanto qui si stanno muovendo per andare a conquistare l'altra mia base. Allora che faccio? E come vedete qui posso intanto costruire una torretta che mi difenda questa zona, e intanto mando il mio team su a difendere questa mia base, la mia prima base. La torretta è abbastanza utile per difendere una postazione se non viene attaccata da un numero eccessivo di alieni. Ora questi si stanno spostando per andare a conquistare questa zona, ma non sembra che siano molti ad arrivare, quindi la torretta, come vedete, riesce a gestirli facilmente. Ora con questi avrei l'intenzione anche di costruire una torretta qui, così mi difende anche questa zona. La costruiamo qui,
intanto la Coca-Cola costruiamo, presidiamo la zona. Oltre alle torrette difensive possono essere costruiti anche dei bunker o delle altre tipi di costruzioni, come quelli ad esempio che vedete qui, per l'assalto aereo o per l'accumulo di munizioni. Munizioni che vedete in alto a sinistra, la barra gialla indica le munizioni. A cosa servono le munizioni? Servono semplicemente per utilizzare i rockets, cioè i razzi, per abbattere le diverse strutture, ma non soltanto per i razzi, anche per gli attacchi aerei e per altre cose che sfruttano appunto le munizioni. Non sono le armi semplici che usano i soldati, quelle vanno avanti indipendentemente dalle munizioni. Di fianco alla barra gialla delle munizioni vedete che c'è un valore definito BP. BP sono i building points, cioè i punti di costruzione. Questi punti di costruzione vi permetteranno di fare degli upgrade alle armi dei vostri soldati attraverso questo menu che vedete qui. Si possono creare medici, oppure soldati con lo shotgun, fucile a cecchino e quant'altro. Vi permetterà anche di costruire edifici come torrette difensive e bunker. Non soltanto, vi permetteranno insomma di fare la maggior parte delle modifiche, degli upgrade all'interno del campo di battaglia. Ora mi sposto perché le torrette di questa zona mi stanno uccidendo. Queste torrette viola sono maledettamente efficaci. Come vedete, alcuni effetti sui soldati sono di rallentamento, altri vanno ad avere un effetto diretto sulla salute. Ora qui riesco a conquistare questa zona. Questi sono al momento ben difesi, queste zone qui, le torrette stanno facendo il loro lavoro. Ho catturato anche questo punto. Ora controlliamo chi sta venendo da questa parte. Non sto vedendo nessuno, ora è meglio che vado a buttare giù questa torretta perché mi sta rompendo le scatole, e vedrò anche di difendere questa, mettere una torretta anche qui per difendere questa zona. Nel caso in cui avrete delle torrette che non usate, che sono inattive, potrete riciclarle con questo tasto qua. Ora qui, come vedete, ho raccolto un rifornimento. Questo è un rifornimento di punti di costruzione che possono andare ad aumentare il numerino che vedete, il numerino che aumenta anche nel momento in cui andremo a conquistare delle altre zone, degli altri obiettivi e così via. Ci sono anche dei, come vedete qui, ci sono quelli gialli che sono relativi alle munizioni. Ora è meglio che vado a conquistare questo punto e magari anche a costruire una torretta qua, perché al momento sembra che stiano venendo da questa zona qui. Intanto io mando avanti questi a colpire prima le torrette, perché sono quelle che fanno più danno e sono più fastidiose. Una torretta qui dovrebbe essere sufficiente. Dunque, Infested Planet, oltre a sembrare così da prima vista uno strategico abbastanza semplice ed immediato, in realtà è poi piuttosto profondo, nel senso che mano a mano che andrete avanti con le missioni vi si presenteranno degli obiettivi sempre più complicati, perché dovrete difendere, allo stesso tempo attaccare zone nemiche, alveare i nemici. Nonostante questo, non solo questo sarà il problema, ma più che altro sarà, oltre alla gestione dei soldati che subiranno molti danni da questa ondata di nemici che vedete già in questa prima missione, ma dovranno fare i conti anche con le mutazioni. Il gioco al momento, che è in fase beta, prevede 33 mutazioni aliene. Queste mutazioni cosa implicano? Implicano che, come vedete, è appena apparsa una nuova mutazione, che è le alveari che sputano acido, che sputano qualche cosa di velenoso, ovviamente colpiscono a distanza e ci fanno molti danni. Come vedete qui sopra, i nostri soldati stanno subendo danni. Ora comunque l'alveare è andato, posso cercare di conquistare quest'altro punto. Qui siamo ben difesi anche qua, quindi al momento non c'è da preoccuparsi. Come detto, queste 33 mutazioni offrono una variabilità al gioco che già si presenta all'interno di una singola partita, non tanto lungo la campagna single player, ma proprio nella singola partita. Ora vediamo di attaccare da questa parte qui. Non c'è bisogno di mettere torrette perché da questa zona non ci sono alveari nemici che possono mandare alieni, che arrivano solo da questa parte, mentre questa è già ben difesa. Dunque, queste mutazioni, come detto, oltre possono essere proprio gli alveari che sputano acido, oppure possono essere delle mine che crescono attorno ai territori
alieni nei territori nemici, proprio delle mine molto pericolose che dovrete fare attenzione a evitare con il vostro gruppo di soldati, e tante altre mutazioni che appunto vi si presenteranno lungo il corso delle partite e che complicheranno la vostra situazione e vi renderanno il compito più difficile, perché dovete considerare cose che prima non avevate in mente. Ora qui posso attaccare con i razzi queste due torrette perché cominciano a darmi fastidio. Come vedete le munizioni, abbiamo consumato delle munizioni, sto subendo molti danni. Volendo, utilizzando 4 building points con questa tool in alto a destra, posso aumentare il numero dei miei soldati pagandone per averne uno in più, e mano a mano che ne acquisteremo il prezzo del successivo aumenterà, quindi dovremo utilizzare questa opzione soltanto nel caso in cui ne avremo veramente bisogno. Ora qui si sta spostando uno stormo di alieni veramente grande verso questa zona, non so se la torretta resisterà, comunque intanto mi muovo, continuo a muovermi. Nel caso in cui avessi la possibilità, ora non è questo il caso, ma nel caso in cui avessi avuto il tempo e la possibilità di costruire un edificio per il controllo degli attacchi aerei, avrei potuto chiamare gli elicotteri per bombardare un'area, bombardamento che mi avrebbe almeno aiutato con lo sfoltimento degli alieni. Ora qui sto subendo una quantità di danni pazzesca, è meglio che mi tiri un po' indietro. Ora qui è ricresciuto un nuovo alveare. Queste torrette sparano veramente lontano, quindi sono fastidiose proprio per questo motivo. Vediamo di abbattere subito questa torretta qui. In questo caso sarebbe ideale portare un paio di altri soldati, eccoli qua. Soldati che posso migliorare con degli shotgun, ad esempio questo, eccolo qua. E posso mandarli avanti. Ora quello con la minigun mi sa che è morto e non ho più la possibilità di richiamarlo indietro. Dobbiamo andare avanti velocemente e utilizzare i razzi più possibile, così da abbattere queste torrette. Bisogna conquistare velocemente i punti nei quali si è eliminato un alveare, perché in breve tempo ne crescerà un altro. Quindi è il caso proprio di, in certi casi, di applicare una tattica di rush, quindi di correre velocemente in avanti per conquistare più punti possibile, evitando che quindi il nemico si rinforzi ulteriormente. In altri casi invece è utile, interessante, cioè almeno più semplice ai fini della partita, cercare aiuto. Ecco, vedete, qui si è spostato uno stormo intero di alieni nei miei territori qui non protetti dalla torretta, quindi ora sono in pericolo. Però sono riuscito in tempo utile a conquistare tutti i punti prima che gli alieni me lo togliessero, quello lì. Ma avete visto comunque che l'intelligenza artificiale ha fatto in modo di spostare una gran massa di alieni verso zone non protette, proprio perché stava perdendo le ultime basi, e quindi li ha mandati tutti verso una zona non protetta da torrette. E questo è sicuramente un fattore da considerare, in quanto anche l'intelligenza artificiale complicherà tutta la vostra situazione. Questo è il premio finale, che posso poi andare a spendere, come avevo fatto vedere prima nello shop. Questa era una missione random, le mappe sono generate casualmente, quindi non vedete sempre la stessa, non vedete sempre le stesse posizioni degli alveari. Questa comunque era una mappa piuttosto semplice, ce ne sono altre molto più complicate, soprattutto nella campagna single player, nel quale vi verrà chiesto di portare a termine certi obiettivi, allo stesso tempo difenderne degli altri, quindi più obiettivi contemporaneamente e maggiori cose di cui tenere conto e cui fare attenzione. Infested Planet è un titolo piuttosto complicato, almeno complicato nelle sue fasi avanzate e più articolate, ma è comunque semplice nel suo inizio, vi permette insomma di imparare abbastanza semplicemente quelle che sono le basi, ha una curva di apprendimento piuttosto graduale, quindi adatto un po' a tutti. Quindi questo, come ho detto, il gioco è proposto al momento a 14€ su Steam, è in beta. Se comprate il gioco accederete direttamente alla beta. Al momento non sembra che ci sia una modalità multiplayer, ma magari più in futuro chissà cosa potrebbero pensare quelli di Rocket Beer Games. Io spero che comunque il video vi sia piaciuto, questa rapida visione a Infested Planet. Lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima.